niente, l'attività del sindaco, abbiamo fatto di casa di assessori, delle associazioni che fanno questa bellissima manifestazione. Io sono stato chiamato per parlare del WITS, qui ho praticamente, mi chiamo Stefano Pisciotto, sono titolare di una scuola Winsurf a Coruccia, ho visto le decisioni che abbiamo fatto al popolo, tra Palamosa e la Teresa e Galluna. È importante parlare dell'esperienza del Winsurf perché io ho avuto la fortuna da piccolino di mettere il piede sul Winsurf intorno ai 5 anni, nel 78, così, di averne uno di proprietà parenti, e poi di lavorare dall'88 in poi in un'importante struttura che porta poco. L'opportunità di avere questo tipo di manifestazione, questa struttura organizzava la più importante manifestazione di scientifica che sia mai stata fatta nel territorio italiano. Si chiamava Scientifico Italiano Fanno. Perché dico questo? Mi dilungo un po', perché queste manifestazioni sono importanti, perché portano 80 atleti di una categoria e 120 di un'altra. Questa era importante perché c'erano un circuito di 500 persone. Cioè l'Isola dei Gabbiani è diventato in quel momento il campeggio più importante al mondo, solo per cui se lo conoscete tutti il campeggio di Isola dei Gabbiani, come Almero la conoscono tutti. Purtroppo è stata trascurata per un periodo questa, perché è lungo, è stata trascurata questa disciplina per qualche periodo. L'Isola dei Gabbiani è andata un po' giù, questo non bisogna farlo. Il WINS è importante per l'allungamento di stagione, è fondamentale. È fondamentale anche perché bisogna sfatare il falso mito che i winsurfisti sono un po' così trasandati. Non è mica vero. Non è mica vero. Noi abbiamo tutti i primari di Sassari che vengono a fare il winsurf a Alghero, a Portopolo, io tra l'altro sono niente di River Scalzo, ho girato il mondo, ho fatto campagne olimpiche, queste cose qua, abbiamo avuto la fortuna di avere. Questi che hanno fatto queste manifestazioni, tutt'oggi sono amministratori di località costiere, consorsi di consorsi di CEO di importanti strutture alberghiere, nautiche nel settore ovviamente del WINS, molti di questi che hanno fatto questa manifestazione, hanno partecipato, sono adesso nel settore nautico. È importante inserire questo tipo di attività che crea il vero allungamento di stagione, perché il windsurf è il vero turismo sportivo di cui si parla tanto e si fanno le tavole rotonde. Il windsurf, a differenza di tante altre manifestazioni sportive che sono di vetrina, chi viene a farlo lo viene a fare anche dopo perché cerca il vento. E noi abbiamo il più grosso disagio della Sardegna, secondo me, il vento, è il nostro oro. Questo vale per tutte le nostre manifestazioni, cioè il windsurf, il kitesurf, il surf e della vela. Tutte quelle giornate che noi perdiamo nelle spiagge, nei lidi di Alghero, che si svuotano in stabilimenti balneari, le possiamo riempire col windsurf, col kitesurf, col surf. La gente non va via, non si lamenta, dice, ah, finalmente c'è vento, posso uscire il windsurf, posso uscire il catamarano, posso uscire il kitesurf. Questo ci allunga tanto. Semplicemente, scusami, anche a viaggiare magari qualora che trascorre il turista che non posta in spiaggia, guardando. Anche, certo, ma infatti si stava arrivando. Il discorso è anche un altro. Il windsurf e queste altre attività come il kitesurf, il surf, hanno un importante aspetto terapeutico, importantissimo. Dicevo, chi frequenta il windsurf e il kitesurf sono soprattutto manager d'azienda, primari, gente che con grandissima responsabilità, sindaci, presidenti di regione. Perché? Praticamente l'attività, il tipo di attività che facciamo noi dà una grandissima autostima perché è molto tecnica e permette di andare a tantissima velocità con gli scarico adrenalinico, con la vela, con la nostra forza della tecnica, senza motori. Questo è importante. Io ho la fortuna di avere un paio di primari, psichiatri, psicologi che spiegano questo, fanno i seminari, fanno del whistle, dicendo che